Ciao, sono qui sempre a San Pietroburgo, è molto tardi, sono 1:45 circa e volevo farti vedere uno spettacolo meraviglioso. Guarda, questo è uno dei tanti ponti di San Pietroburgo che attorno all'1:30 si apre. Rimangono sollevati più o meno fino alle 5 del mattino, quindi per muoverti da una parte all'altra della città devi fare in tempo perché altrimenti rimani bloccato dall'altra parte. E abbiamo appena assistito ad un spettacolo bellissimo, è appena passata una chiatta sotto questo ponte e mi è arrivata l'ispirazione di questo video per te. Ebbene, qual è l'ispirazione? Che cos'è che ho piacere di trasmetterti? Semplicemente questo. Se tu vuoi far passare qualcosa di nuovo nella tua vita, far entrare qualcosa di nuovo, permettere a qualcosa di nuovo di entrare, quello che tu è importante che faccia è espanderti, aprire la mente, aprirti a nuove possibilità. Ed è proprio qualcosa che mi è arrivato vedendo questo ponte. Guarda, è appena passata una barca, ci siamo persi lo spettacolo. Perché questo? Perché se tu hai uno spazio sempre uguale, quindi nella tua vita permetti l'ingresso solo di ciò che conosci, a questo punto tu in questo modo non ti dai nuove possibilità. Mentre se invece tu ti permetti di aprirti a nuove cose, di aprire la mente anche a qualcosa di scomodo, allora lì qualcosa di nuovo può entrare nella tua vita, ma sei sempre solo tu che puoi decidere questo, nessuno lo può decidere per te. Proprio come qui hanno scelto di fare di notte, ossia di aprire i ponti per far passare qualcosa che altrimenti non sarebbe passato, le navi che sono piuttosto alte, ok? Normalmente durante il giorno passano le barche a turisti, i battelli, le piccole imbarcazioni. La sera invece, quando c'è questa nuova apertura, passa qualcosa che altrimenti non sarebbe possibile far passare. Quindi, cosa puoi fare tu nella tua vita per permettere a qualcosa di nuovo e magari di magico di entrare? Per permettere a qualcosa che normalmente non conosceresti, che normalmente non, a cui non permetteresti di entrare nella tua vita, che magari non conosci nemmeno, di cui non conosci nemmeno l'esistenza. Ebbene, pensa a quali sono le possibilità per te di aprirti a nuove cose. Qualcosa di utile può essere parlare con altre persone che magari non fanno parte della tua cerchia ristretta di amici, di cui magari conosci pensieri, conosci gusti, conosci l'etica, eccetera, eccetera. Altrimenti potresti vedere ciò che normalmente non vedi attorno a te, quindi entrare in contatto con altri punti di vista, osservare le cose in un modo diverso, fare tutta una serie di esperienze che normalmente non ti permetteresti di fare. Apriti perché questo ti permette di cambiare tantissime cose nella tua esistenza. Bene, era questo che avevo piacere di trasmetterti. Ti faccio vedere una panoramica di questo luogo stupendo. Qui, tra l'altro, davanti a me c'è il Museo dell'Hermitage, visto dall'esterno è bellissimo, soprattutto se lo si vede dal ponte, ma adesso non è possibile perché il ponte è aperto ed è tutto illuminato. Quindi ti lascio con una bellissima vista della città. Questo è il museo più grande e importante di tutto il mondo. E infine, riecco a te il ponte. Un abbraccio e buonissima, buonissima notte. Ciao!